Rosita Terranova, ho 39 anni e abito in provincia di Cosenza. Sono candidata al Consiglio regionale della Calabria nella lista Centro Democratico, lista che sostiene Mario Oliverio. Ho a cuore davvero le sorti della mia terra e in particolar modo di tutta quella gente che vive situazioni di profondo disagio economico e sociale, disagi che vivo in prima persona. Vedete, io sono madre di un bimbo gravemente disabile dalla nascita e sono presidente di un'associazione di promozione sociale attraverso la quale vorrei aiutare chiunque viva la mia stessa condizione. Soprattutto però sono una cittadina alla quale viene negato di vivere dignitosamente, pur pagando puntualmente le tasse. Ad impedire a me e alla mia innocente creatura di vivere la nostra normalità è la politica con le sue inadempienze legislative e amministrative. Essa non si attiva nel rispetto della nostra Costituzione repubblicana e della Carta dei diritti dell'uomo per creare condizioni di migliore vivibilità a tutti e soprattutto non si attiva per creare condizioni di migliore vivibilità a chi è già stato penalizzato dalla natura. Anzi, le aggredisce con prassi burocratiche assurde, gettandoli nello smarrimento e nell'abbandono più totale. Ad aumentare poi le nostre difficoltà esistenziali, e credetemi sono tante, concorre senza dubbio l'atteggiamento della società in cui viviamo, che resta purtroppo indifferente di fronte a cotanto immobilismo e soprattutto a cotanta disonestà della politica sia nazionale che locale. Infatti è opinione comune che i disagi legati alla disabilità riguardano esclusivamente il diretto interessato, mentre si sa che dal disagio del singolo scaturiscono effetti devastanti che ricadono sull'intera collettività. Per questi motivi siamo costretti a rassegnarci ad una vita all'insegna dell'emarginazione sociale e culturale, ma cosa ancor più grave, siamo ridotti ad una condizione di impoverimento economico ed emozionale. La vita di tutti coloro i quali vivono il dramma della disabilità dipende totalmente dalle scelte fatte dai politici. I disabili, purtroppo si sa, sono minoranza e come tale non solo non costituiscono fonte di interesse, ma soprattutto non costituiscono fonti di interessi. Finora, e voi lo sapete bene, nessun politico ha davvero attuato interventi concreti, interventi mirati e soprattutto interventi efficaci per risolvere i molteplici problemi legati al mondo della disabilità. Io sì, io voglio risolvere al più presto questi problemi perché davvero la sofferenza dei disabili non ammette ritardi. La nostra politica ora deve avere quella sensibilità sociale che la problematica richiede. Ora deve vincere la logica del buonsenso e del rispetto della dignità umana senza discriminazioni. Non ambisco al potere e né al compenso economico, né tantomeno intendo usare la disabilità di mio figlio per avere maggiore visibilità. È vero invece che intendo usare la politica per dare finalmente visibilità agli emarginati, ai disabili e a tutti coloro che si dedicano alla loro cura. Ho bisogno però, per fare questo, di ricoprire un ruolo più appropriato, per far valere le ragioni di chi vive in condizioni di handicap sociopolitico come me, perché parlo per esperienza, da semplice cittadina, da semplice donna, da semplice madre e da semplice presidente di un'associazione, posso fare ben poco per aiutare concretamente chiunque viva la mia stessa condizione. A voi che siete stanchi di sentirvi marginali e limitati nel supportare chi ha bisogno, a voi disabili che siete stanchi di subire la vita senza viverla, io dico che sono pronta a rivoluzionare il sistema, lo sono davvero, lo devo a mio figlio, lo devo a tutte quelle persone che hanno perso la forza e la voglia di combattere. Metto a vostra disposizione tutte le mie energie, tutte le mie competenze per lottare insieme affinché al mondo della disabilità venga riconosciuto un ruolo di reale e determinante rappresentanza politica. Non dobbiamo più elemosinare attenzioni. La Calabria, cari amici, conoscerà progresso e civiltà non solo grazie ai contributi economici, conoscerà progresso e civiltà esclusivamente grazie ad una reale crescita etica e morale. La Calabria ora ha bisogno di persone che lottino non per fare valere le proprie ragioni, ma che lottino per far valere la ragionevolezza. La nostra terra adesso ha bisogno di persone ragionevoli. Non deve vincere Rosita Terranova, deve vincere chiunque ha bisogno del mio sostegno per poter finalmente vivere una vita con dignità. Il 23 novembre tu hai l'opportunità di far cambiare la nostra terra.
Scrivi semplicemente a Rosita Terranova. Non sarà un voto sprecato, sarà un'iniezione di fiducia per chi crede in me, per chi crede che la buona politica esista davvero. Un caro abbraccio a tutti.